Dall'Unione Europea il messaggio che ci arriva è chiaro e semplice. Gli obiettivi 2030 di penetrazione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica vanno aumentati. Il Parlamento lo sta dicendo a voce chiara e la Commissione Europea ne sta prendendo atto anche perché si sono accorti che i prezzi di produzione si abbassano sempre di più. Ora l'Italia avrebbe solo da guadagnare da questa transizione, da questo aumento di obiettivi, purché la politica italiana finalmente prenda atto e la smetta di ostacolare produzione di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, cosa che non sembra assolutamente avvenire perché abbiamo una SEN che è ancora troppo indietro, ancora troppo incentrata sul gas e troppo poco anche sulla mobilità elettrica, un altro settore dal quale l'Italia avrebbe solo che guadagnare e invece stiamo rischiando di perdere un ennesimo treno tecnologico. Noi da inizio legislatura stiamo proponendo misure a costo zero, misure sul mercato elettrico, misure appunto sulla mobilità elettrica e sono molte di queste misure a costo zero e le abbiamo inserite anche adesso nella discussione come emendamenti in questa legge di stabilità che stiamo appunto discutendo in questi giorni. Vedremo se il governo finalmente recepirà e concretizzerà una diminuzione dei costi in bolletta, perché queste misure consentirebbero immediatamente una diminuzione del costo della bolletta elettrica, che sappiamo essere uno delle cause, dei problemi della scarsa competitività della filiera italiana. Ecco, queste misure le abbiamo riproposte nella legge di stabilità, vediamo se il governo finalmente le accetterà, dando un beneficio a tutti gli italiani.